Siamo a Messina al parcheggio pubblico più grande della città, in piazza Felice Cavallotti, di fronte alla Banca d'Italia. Da questa piazza partono tutti i servizi pubblici degli autobus verso i vari quartieri. Questa è la sede storica della Banca d'Italia da oltre 100 anni. È un edificio post-terremoto, questa invece è la Camera di Commercio. Questa è la dogana, la famosa dogana che era la sede del Palazzo Reale. Come si vede ci sono tutti i pullman fermi qua, i pullman della provincia che aspettano di partire per i paesi. La situazione è molto tranquilla, ci sono pochissime macchine in giro, il traffico sembra una giornata di festa. Ora qui ci stiamo avvicinando al porto e un grande rifornimento di benzina che è l'unico qua nella zona, praticamente è chiuso, hanno finito la benzina, è chiuso, ci sono le macchine parcheggiate nel rifornimento. Questo è il palazzo, un grande deposito del grano. Messina era il punto d'arrivo di tutto il grano della Sicilia, quindi è costruito qua un grande edificio, un gigantesco edificio dove veniva stoccato il grano che arrivava da tutta la Sicilia, per poi partire via nave per tutti i porti del mondo. Questo è il porto di Messina. Questo è il rifornimento di benzina chiuso, completamente abbandonato. Qui siamo allo sbarco, al molo che viene usato come sbarco per le navi che vanno a Villa San Giovanni e a Reggio Calabria. Non si vedono camion in giro, tir, non c'è niente. A Messina circolano i tir dentro la città e vengono caricati. I traghetti addirittura sono parcheggiati sul molo delle navi da crociera, cioè hanno tolto addirittura i traghetti di linea, li hanno parcheggiati là, sono messi di fronte al municipio, sono parcheggiati, li vedete là in fondo. Quindi c'è così poco traffico che hanno tolto due traghetti. Lo scalo dei traghetti è composto dal molo per i passeggeri che devono sbarcare e devono passare con i loro mezzi a piedi e con i loro bagagli su queste zattere. Questo è un catamarano e questa è una nave veloce progettata e costruita qua a Messina della Rodriguez. C'è il simbolo della Rodriguez e questo parte per Reggio Calabria, mentre da questa parte abbiamo le navi traghetto. Come potete vedere, il piazzale qui è libero, non ci sono camion, c'è un solo camion parcheggiato. Ora andiamo a vedere di che si tratta. Questo è lo snodo principale di tutti i trasporti intercontinentali. In questo punto, proprio in questo incrocio, passano i mezzi che arrivano dall'autostrada Messina-Catania e qui scelgono di andare alle ferrovie dello Stato, che è qui. Questo è il grande piazzale di cui si sono impossessate le ferrovie mettendo questi blocchi blu. È un'area comunale e da questa parte abbiamo invece il mercato ittico, non c'è niente, c'è un piccolo presidio dei carabinieri, ma non c'è neanche un camion. Eccoci, qui c'è un camion in attesa. Il blocco quindi è riuscito
Benissimo, i messinesi sono sorpresi che in città non ci sia traffico completamente e adesso lo stanno capendo perché sono finite anche le scorte della benzina e quindi siamo in pieno blocco circolazione.